basta clonare le voci bene, ragazzi. Bene, bene, bene. Oh, veramente ci cascano tutti proprio. Sì, sono uguale, identico. Mi ha clonato la voce un'altra volta per realizzare un nuovo Wonderland. Sentiamolo. Comunque Fabio finita. Wonderland. Tommaso Francesco Michele. Vedi? Dopo innumerevoli prove, la voce di Marco Mazzoli non è clonabile. No. Ma ce ne fottiamo lo stesso perché fa ridere ugualmente. Ma la cosa più preoccupante è l'intelligenza artificiale, che solo con le voci di Mazzoli, dopo che gli si inserisce il testo, improvvisa una lingua assurda. Io non dico mai pandon di abandà, neve piovta adesso vo. Perché? Oggi Marco chiamerà le sartorie per farsi accorciare i pantaloni per le sue gambe corte. Buon ascolto. Ciao, si sento. Non sono clonabile. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Sì, accorciare i pantaloni? Li ho comprati qualche giorno fa. Solo che io ho le gambe corte. Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia. Sì, si può accorciare i pantaloni. Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni. Sì, quello classico 7 euro. La jeans 5 euro. Uno. Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte? Nelle sue gambe. Stavo si sento. Sì, sento. La jeans a cocciare ognuno 5 euro. Classico no, è 7 euro. Ti non dico mai pandon di abandà, neve più avta adesso vo. Lo sapeva che è quasi mezzogiorno? Quale mezzogiorno? Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi. Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo. Come mi piace. Le sue gambe corte, fonte di larità e gloria, vale con il suo spirito. Buongiorno. Ciao. Sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Sì. Li ho comprati qualche giorno fa. Solo che io ho le gambe corte. Sì, va bene. Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia. Poco, va bene. Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte? E allora? Sembro Gigi la Trottola. Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni. 40 per te? Non lo faccio vedere. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Li ho comprati qualche giorno fa. Sì, va bene, vengo a farti vedere. Lo sapeva che è quasi mezzogiorno? Sì, c'è la mezzogiorno. Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi. Sì, va bene, va bene. Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo. Sì, va bene, va bene, vieni qua, vieni, vieni. Come mi piace. Io non dico mai pandon di abandà, neve più avta adesso vo. Vieni, vieni qua. Ascolti il programma alla radio? Capisce? Ascolti il programma alla radio? Io non l'ho capito, qualcosa. Ora capisco perché accorci i pantaloni, perché sei un coglionazzo che non capisce niente. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo? Bene, bene. Bene, bene, bene. Mazzo. Uè, maialona, come va? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Li ho comprati qualche giorno fa. Solo che io ho le gambe corte. Allora? Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia. Sì. Cosa devi fare? Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni. Oh mamma mia, venga qua che vediamo che orlo deve fare e le dico quanto le costano. Pensi che hanno fatto anche la canzone sulle mie gambe corte? Chi se ne frega? Sembro Gigi la Trottola. Lo sapeva che è quasi mezzogiorno? No. Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Ma cosa vuole sapere, scusi? Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni. Le sto dicendo, viene in negozio, mi fa vedere che pantaloni sono, che orlo deve fare, le dico quanto le costano.
Perché scorreggio? Ha capito? Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta. Pronto? Aspetti, aspetti. Ho un'altra bomba dal culo. Ma perché la gente non apprezza mai il mio sfinterismo? Stupendo, stupendo. Pronto? Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo? Quello culo. Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Sì. Li ho comprati qualche giorno fa. Faccio tutti alla quadrigione. Solo che io ho le gambe corte. Molto corte. Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia. Sì, tu questo che hai fatto misura, lunghezza ho fatto. Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni. Quanto? L'attimo mio, sì, con il mio maletto. 40 pantaloni. L'attimo. Pronto? Uè, Ricchionazzo, come va? Sì, cosa? Sono Marco Mazzoli, ma io dovrei accorciare dei pantaloni. Sì. Li ho comprati qualche giorno fa, solo che io ho le gambe corte. Sembro Gigi la Trottola. Un giorno, due giorni. Tavolsi seto! Le volevo chiedere quanto mi costerebbe accorciare 40 pantaloni. 40 pantaloni tagliano sotto? Diciamo che ho le caviglie sotto le ginocchia. Sì, tagliano misura, Pensi che quando scorreggio mi puzzano i piedi? Lo sapeva che è quasi mezzogiorno? Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Sì. Allora ci ascolti tutti i giorni dalle 14 alle 16, va bene? Sì, sì. Aspetti, aspetti. Ho un'altra bomba dal culo. Senta. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo? Sì, lo so. Tu venire qui. Tu sei un affetto. Wow, wow. Oh, atarada. Brutto maleducato, non si butta giù il telefono! Questo Mazzoli verso è bellissimo, ragazzi!